di Scienza e Filosofia. I due relatori sono il professor Giuseppe Gaglioti e la professoressa Tatiana Chovileva. Ecco, non so il russo, quindi potrei sbagliare. Ringraziamo intanto i professori della loro presenza, ecco, ci onorano di questa presenza, siamo molto felici. E il tema della conferenza di oggi è Odi e Tamo, un quanto d'amore, quindi un tema piuttosto interessante. E allora, chi sono i due relatori? Giuseppe Gaglioti, laureato in fisica e diplomato in fisica nucleare, ha insegnato struttura della materia a Pavia, Genova e al Politecnico di Milano, è professore emerito del Politecnico di Milano, socio benemerito della Società Italiana di Fisica, membro effettivo dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, vicepresidente dell'Istituto Studi Superiori Gerolamo Cardano dell'Università degli Studi dell'Insubria. Ho visto su internet, non sapevo che esistesse, è un'università molto all'avanguardia, nata recentemente, vero? Nel 1998. Beh, insomma, rispetto ad altre università, no? È molto giovane, per cui, no? Poi Tatiana Chovileva, la professoressa è laureata in filologia, in possesso di dottorato in filosofia, indirizzo estetica, è professoressa associata di estetica presso l'Istituto Statale di Cinematografia di Mosca, per conto del CNR e del Politecnico di Milano ha sviluppato applicazioni delle tecnologie cinematografiche, è presidente del Consiglio di Coordinamento delle Associazioni Russia-Europa. Allora, rinnoviamo ancora il nostro ringraziamento per la presenza dei due professori e buon lavoro. Grazie. Ringrazio della presentazione, sono molto contento di essere qui e mi fa piacere che gli organizzatori abbiano accolto questa conferenza, anche perché vorrei dare ai ragazzi e agli insegnanti una forse inedita possibilità di interagire con la meccanica quantistica. Il titolo Odi e Tamo, un quanto d'amore, può sembrare un nonsense, e in effetti la meccanica quantistica è fortemente bizzarra, e qui vedete anche l'Apollo Belvedere di De Chirico. Vedete anche, ecco, l'Apollo Belvedere di De Chirico con un guanto che non chiede altro che di essere rovesciato. Andiamo avanti. Ah sì, scusate, oggi Tatiana non parla stamattina, ma oggi pomeriggio ha il suo intervento sulla percezione estetica, sul giudizio estetico. Infatti l'obiettivo di questa chiacchierata è appunto quello di proporre questa nuova modalità di approccio ad un mondo che è piuttosto complesso, lo ammettevano pure i padri fondatori, per esempio Heisenberg diceva: non è sorprendente che il nostro linguaggio non sia sufficiente per una descrizione dei processi atomici. I suoi concetti sono in realtà derivati dalle esperienze della vita di tutti i giorni, in cui abbiamo sempre a che fare con un numero grande di atomi, molecole, mai con singoli atomi. Pertanto, per la comprensione dei processi atomici non ci sono indicazioni a nostra disposizione. Rincarava la dose Schrödinger, che disse: noi non facciamo mai esperimenti con un solo atomo alla volta, un elettrone alla volta o con piccole molecole, e negli esperimenti mentali noi qualche volta facciamo questo, e questo invariabilmente implica conseguenze ridicole. Oggi, dopo più di un secolo, dagli albori della quantistica, molte cose sono cambiate. Qui vedete per esempio un nanologo della IBM fatto con 35 atomi di xenon,
che sono su un substrato di nickel. E quindi diciamo la situazione è completamente diversa. Dicevano i padri della quantistica che non è possibile parlare in modo comprensibile di queste cose, e quindi occorre un nuovo linguaggio, che del resto viene invocato in un bel recentissimo libro del professor Tagliagambe, e questo linguaggio a mio avviso potrebbe essere, vorrei e non vorrei dirlo, ma insomma, perché sono tutte cose abbastanza infieri, e potrebbe essere quello semplice di integrare il linguaggio verbale con il linguaggio visivo, che spesso è molto più efficace del linguaggio verbale. Per cui un aforisma che non è quello di Wittgenstein, ma mi permetto di proporre, è che ciò di cui non si può parlare in modo chiaro, chiaramente comprensibile, può essere percepito. Allora, io ebbi una specie di sindrome di Stendhal quando, a una mostra del Franco Grignani, di cui quest'anno ricorre il 110° anno dalla nascita, vidi questa immagine. Lui è un pittore dell'arte cinetica, e vedo questi acrilici che a un certo punto sembrano animarsi, e a me ricordavano in modo incredibilmente vicino gli esperimenti che facevo di spettroscopia con i neutroni nel laboratorio. Vedevo invece in queste immagini, per esempio, la frenetica danza dei neutroni e dei protoni in un nucleo, che si scambiano continuamente la loro identità, hanno diverso spin isotopico, ma per il resto dal punto di vista nucleare sono identici, a parte l'elettromagnetismo. E allora dico, per esempio, posso vedere qui un registro di qubit, diciamo di quanti di informazione quantistica elementare. Allora vorrei concentrare l'attenzione su immagini più semplici, che sono, come vedete in alto a sinistra, la percezione dinamica del cubo di Necker. Necker era un alpinista, era un cristallografo, e guarda caso era un cristallografo, e qui ci sono due stati possibili del cubo di Necker. A sinistra avete lo stato, chiamiamolo polo nord, 0, e a destra lo stato polo sud, 1. Questa è un'immagine. Vedete queste possibilità? Sì, vedete questo gioco in tre dimensioni? Sì o no? Ecco, e allora c'è il polo nord e il polo sud, poi c'è un'immagine classica di vaso profili a sinistra, e a destra c'è una rappresentazione della molecola di amminica, che i chimici pensano sia un tetraedro con l'azoto qui, e poi tre atomi di idrogeno su un piano, ma non c'è nessuna ragione di non poterla pensare anche nell'altro modo. Quindi, diciamo, l'analogo del cubo di Necker disteso in letargo statico sul piano è questa immagine qui. Va bene, andiamo avanti. Allora, cosa succede? Se uno prende il trattato di Landau, Quantum Mechanics, meccanica quantistica, nella prima pagina c'è il principio di sovrapposizione. Il principio di sovrapposizione cosa significa? È un modo elegante, appunto, è molto efficace di gestire e conciliare gli opposti, in particolare nei sistemi a due livelli, sistemi quantistici a due livelli. Avete visto due possibilità che corrispondono a due livelli energetici nella meccanica quantistica. Allora, c'è nel mondo macroscopico
Il principio di sovrapposizione si identifica con il valore, un valore culturale molto importante, che è l'ambiguità, di cui oggi pomeriggio parleremo molto più a lungo. Che ambiguità è, diciamo, definibile in termini di coesistenza o coalescenza di aspetti incompatibili, inconciliabili in una stessa realtà. E nel mondo nanoscopico, invece, in modo un po' leggermente più meno comprensibile, ma insomma, si tratta di una combinazione lineare pesata di stati appunto inconciliabili, in cui ogni stato, ogni modo di essere del sistema ha un proprio peso o un vero e un proprio indice di popolarità. Mi sentite, ragazzi? Sì, benissimo. Ci leggete? No, perché spesso le immagini vengono proiettate molto piccole e invece in questo caso spero che... Io ci vedo male, ma insomma voi forse ci vedete meglio. Allora, prendiamo per esempio questa figura classica. Ci sono... cosa è un'illusione ottica? Beh, direi proprio di no. Diciamo, anzi, è il modo chiave con cui noi vediamo... Dovremmo vedere la natura, adesso però questo lo giudicherete voi alla fine. Allora abbiamo questo principio di sovrapposizione. Questa figura classica compariva nel 1915 nella tesi di Edgard Rubin. Rubin era uno psicologo che studiava all'Università di Copenaghen ed era molto amico di Bohr. Bohr era un gigante della meccanica quantistica e forse è stato influenzato da questo psicologo che studiava problemi del tipo di quelli che sto proponendo a voi oggi. E per Bohr non c'era nessuna difficoltà ad accettare questa affermazione che due aspetti incompatibili, perché il cubo di Necker lo vediamo polo nord o polo sud, ma o vediamo il nord o vediamo il sud, diciamo. Due aspetti incompatibili che confluiscono e coalescono e coesistono in un'unica struttura concorrono, sì, come questi, sì, concorrono assieme, concorrono assieme a dare una visione completa della struttura stessa. E allora vediamo di fare un esperimento quantistico assieme. Perché parlavo di indice di popolarità, qui c'è un popolo di ragazzi, di insegnanti, sono grato a loro che sono qui, mi fa molto piacere in particolare, vogliamo fare un esperimento. Voi vedete questa immagine che è una variante del vaso profili. E io vorrei chiedere ai ragazzi e anche agli insegnanti se coloro che hanno visto di primo acchito il vaso alzino la mano. Di primo acchito, chi ha visto il vaso? Nessuno? Uno? Beh, ragazzi, ma è possibile? Avete visto solo i profili? Chi ha visto i due profili? Tutti? Lo so, ma tutto un discorso interessante questo, ma non posso proporlo qui. Comunque, io pensavo che... pensavo... Ma lei, per esempio, ha visto il... Ecco, io la ringrazio. Ha visto il vaso, la direttrice. Quindi io... Anche io. Allora, siamo in tre contro un mare di persone. E andiamo avanti. E allora il principio di sovrapposizione dice che
Il sistema immagine può essere considerato come somma di due sistemi, il sistema vaso pesato con un certo coefficiente C vaso, più il sistema immagine profili pesato con un indice diciamo C profili. Io pensavo che la risposta sarebbe stata diversa, avevo preparato due diciamo, risposte, due percentuali. Pensavo che il 36% di voi avesse visto il vaso per primo, invece siete solo in tre, pazienza, facciamo finta che siate state il 36%. E infatti la meccanica quantistica è proprio caratterizzata dal fatto che le precisioni di Laplace, le certezze di Laplace non esistono più, non esistono più certezze. Quando vi ho parlato di Grignani e dell'ambiguità, le mie certezze, dicevo, ebbi una proprio sindrome di Stendhal, per 15 notti non ho dormito, dovevo studiare questo problema che ha cambiato la mia vita, un'immagine, pensate. Allora, 36% vuol dire che 0,8 per 0,6 fa 36, allora C vaso vuol dire 0,6 e profili 0,8 per 0,8 fa 0,64, 64%, allora vuol dire che questi sono i pesi statistici di questo esperimento con cui che diciamo, è un'immagine di quello che si fa nel laboratorio, perché non si hanno certezze. Ci sono tanti stati possibili, ieri ne parlava anche il professor Tagliagambe, che a un certo punto c'è poi la riduzione della funzione d'onda e si vede, dice questo è un vaso e rimane lì. No, non rimane lì, vedrete che non rimane lì. Ad ogni modo andiamo avanti. L'altra questione che Bohr accettava tranquillamente è che ad ogni oggetto quantistico potesse essere associata un'onda. E De Broglie poi nel 1926 diciamo, confermò questa ipotesi e si parla sempre dell'onda di De Broglie, della lunghezza d'onda di De Broglie. Allora noi abbiamo qui un'immagine di quello che succede quando uno guarda il cubo di Necker. A sinistra avete un'immagine, alla vostra sinistra, sì? Avete un'immagine centrosimmetrica in letargo sul piano dello schermo che ha un centro di simmetria. E dopo un intenso lavorio nascosto dell'inconscio, questa immagine sembra svegliarsi, sembra animarsi, ma siete voi che l'animate, e sguscia nello spazio tridimensionale ed entra nella dimensione tempo. E allora si diventa polo nord in alto oppure polo sud in basso, ma non si ferma lì il gioco, perché subito dopo... io spero che voi sperimentiate una inversione prospettica, perché quello che era a nord diventa su, il guanto di De Chirico si rovescia. La vedete questa successione di inversioni prospettiche? Alzino la mano chi la vede? Ah, la vedono tutti, quindi è tutto chiaro. Vedete che con il linguaggio visivo le cose si mettono a posto bene. Allora se a ogni oggetto quantistico corrisponde un'oscillazione, un'onda, allora perché non pensare che le due facce quadrate che sono collegate dai lati che collegano i vertici del quadrato, i loro vertici, perché non pensiamo che ci siano due pendoli accoppiati che sono collegati anziché da questi lati obliqui da una molla. E allora ci sono tanti modi di mettere in oscillazione questo sistema. E concentriamoci su quello di sinistra e su quello centrale, quello dopo a destra ne parliamo fra un momento. Questo di sinistra è un modo per cui i pendoli vibrano in opposizione di fase,
con il centro di simmetria al centro, e invece quello di destra è il modo in cui vibrano in fase, e si chiama antisimmetrico perché, essendo un vettore, quando cambia, si invertono gli assi, cambia di segno. Quindi allora questi modi si percepiscono. Nella meccanica quantistica dobbiamo associare ad ogni pendolo una faccia quadrata e poi ai lati obliqui la molla, ma nella meccanica quantistica non è possibile percepire questi stati. Questi stati sono, sono sepolti nell'inconscio, non è possibile, però sono descrivibili in termini di principio di sovrapposizione. Vi ricordate ci vaso, ci profili? Qui avete ci polo nord e ci polo sud, quindi fate la combinazione in basso la combinazione collaborano questi due, ecco, supponete che queste due facce si litigano al centro di simmetria, che è l'essenza della struttura. La simmetria non è, per Cassirer è l'essenza della struttura nella sua simmetria. Quindi abbiamo queste facce che collaborano e si dicono, metà per uno, facciamo metà per uno per il centro di simmetria, e quindi hanno pesi uguali e si hanno la somma dei due stati, come la somma, avevamo la somma pesata dei vasi profili. E poi invece abbiamo anche questi due vicini, queste due facce vicine che devono per forza interagire, che litigano. Io non voglio sapere, non voglio avere niente in comune. Questo vuol dire che il centro di simmetria non appartiene in ugual misura né all'uno né all'altro, e quindi c'è la collaborazione e la competizione. Ma c'è Dante che dice che collaborare e competere non può, per la contraddizione che non consente. E allora questi stati sono lì in letargo sul piano equatoriale. Adesso penseremo poi che cosa vuol dire, anzi pensiamolo subito. Questi quattro stati a destra li vedete localizzati sulla sfera, polo nord e polo sud, vuol dire che avete visto il cubo di Necker come a sinistra, e invece questi stati agli antipodi equatoriali sono gli stati che non potete percepire, a differenza degli stati del pendolo doppio, non potete percepirli perché sono sepolti nell'inconscio, ma la mente a un certo punto deve accoglierli, questi stati, che hanno diverse frequenze, come hanno diverse frequenze i due pendoli accoppiati nello stato simmetrico e antisimmetrico. La mente deve accogliere questi due stati, che deve accogliere una combinazione con lo stesso peso con cui accoglie la collaborazione. Rimane interdetta, è uno stato critico che deve sfociare in qualche cosa. E che cosa sfocia? Sfocia nel fatto che il cubo di Necker, che era un disegno bidimensionale statico nel piano in letargo sul piano del foil dello schermo, entra nello spazio, entra nella terza dimensione. E allora comincia a passare il pensiero visivo, che ormai si è formato, dal polo da ovest, dall'antipodo ad ovest del piano equatoriale del foglio al nord e poi a sud, e comincia a girare. E questo stato critico, per cui basta una fluttuazione dell'energia mentale che voi proiettate su questi cubi, ed è la catastrofe percettiva, dal punto di vista della meccanica classica, non è altro che allontanare uno dei due pendoli, uno delle due facce quadrate dalla sua posizione di equilibrio, e poi parte un'oscillazione che ricorda quello che è l'oscillazione delle corde vibranti per simpatia nella viola d'amore,
per cui avete questo battimento che porta il pendolo da sinistra a destra, a destra a sinistra, vedete in basso la sequenza, che corrisponde alla a una delle due possibili sequenze con cui diciamo, partono le oscillazioni del cubo di Necker, del pensiero visivo del cubo di Necker. Mi seguite, ragazzi? È difficile. Ragazzi, avete possibilità di giocare con questi pendoli di un artista molto famoso in Italia, Fausto Milotti. Fausto Milotti, lui è ingegnere elettrotecnico, ha fatto Politecnica di Milano, subito ha lasciato il suo diploma, ma tutti conoscenze di fisica, di meccanica quantistica, lui ha realizzato la sua scultura concettuale, tra cui questi pendoli. Per questa a Trento, a Rovereto. Scusate, c'è adesso mostra proprio di Milotti e lì voi potete anche chiedere, toccare, perché sono stati fatti dagli artisti, dagli scultori, per toccare, per giocare, per percepire tutte le leggi di cui hanno parlato l'università. No, prego, prego, però dovete avere il permesso del direttore del museo che magari dice non si toccano, ma però lui giocava con queste cose. Dovete dire che il professor Galeotti di Politecnico, che conosce bene il Milotti, ha detto che si può toccare. Va bene, andiamo avanti. Allora, allora diciamo, ma questa cosa vale soltanto per, ci si può chiedere, vale soltanto per la percezione questa situazione del principio di sovrapposizione o anche ce l'abbiamo nelle situazioni più svariate del nostro stato d'animo? E allora volevo ricollegarmi al titolo nonsense dell'inizio, odiettamo. Odiettamo vuol dire odio e amo, è un Carme di Catullo del VI secolo a.C., se ricordo bene, e anche qui possiamo fare la somma pesata di questi due sentimenti. Fare la somma pesata di questi due sentimenti, però è meglio citare il Carme di Catullo. E lui diceva, odio ed amo, se tu per caso mi chiedessi come questo possa accadere, io non lo so, ti risponderei, non lo so, però sento che accade e sono messo in croce da questa situazione. Ora, tradurre è sempre un po' tradire, e quindi io vorrei leggervi metricamente questa struttura, perché diciamo, il suono, dice Montale, la vera materia della poesia è il suono, lo diceva nella sua lezione Nobel, e allora lui bisognerebbe cantarla così, quarid facciam fortasse requiris nescio sed sensio fieri et crucior, diciamo, questa è un po' la metrica però il suono è importante. E allora come si comporta il nostro sentimento quando siamo innamorati fortemente però non siamo ancora completamente sicuri? Ebbene, abbiamo le possibilità, diciamo, nello stato di incubazione abbiamo la sovrapposizione odio più amo oppure odio meno amo, che fa parte, ripeto, dell'inconscio, delle cose, fa parte del dominio delle possibilità. E poi c'è la crisi, perché io non posso fare questo, non posso mettere assieme questi due stati, competizione e collaborazione,
E quindi c'è la crisi, e quando c'è la crisi, diciamo, collego questi due antipodi equatoriali e si salta automaticamente per una fluttuazione dell'energia emotiva, passo allo stato odio oppure passo allo stato amo. Vediamo un po', e quindi c'è questo, alla destra vedete, diciamo, raffigurata quella che è l'andamento del tormento della passione d'amore. Ieri, durante l'elezione di secondo Paolo Crepi, no? Lui ha detto, è vero, che nostra adesso possibilità di esprimere le nostre emozioni via telefonino con simboli di luna che sorride, che piange, eccetera, icone, noi eliminiamo tutti questi problemi dell'ambiguità. Siamo molto più facili, lineari. Allora, fin qui vi ho parlato del cubo di Necker, del vaso profili, ma in termini, diciamo, vi ho parlato di questi andamenti periodici, diciamo, nelle linee essenziali, però in termini, voglio sottolinearlo, rigorosamente quantistici. Ho trattato queste immagini in termini rigorosamente quantistici. Allora dice, fammi una prova. Allora prendiamo un sistema a due livelli quantistico, che è la molecola di ammoniaca di cui parlavo un momento fa. L'analogo della molecola di ammoniaca quando corrispondente al cubo di Necker in letargo come disegno bidimensionale sul piano, e questa volta la molecola, due piramidi interpenetrantisi, diciamo, che hanno separate da uno specchio semiriflettente, e quindi c'è la simmetria speculare, diciamo, e questa è la situazione, diciamo, analoga al letargo. E nella prossima immagine vedete invece la situazione quantistica sulla destra, questo livello qui avete la nuvola di probabilità di presenza degli atomi di idrogeno nello stato di combinazione collaborativa, cioè si condividono lo specchio, mentre qui lo specchio non viene condiviso, ma che cosa succede nella molecola di ammoniaca? L'analogo delle inversioni prospettiche non è altro che un gioco di atomi di piani dei tre idrogeni che passano attraverso un punto critico da sinistra a destra e poi tornano a sinistra e poi tornano a destra, per cui la molecola, che è stato il componente primario del primo maser, dell'antenato dei laser, è una molecola che in una cavità risonante maser oscilla con la frequenza di 24 GHz, 24 miliardi di oscillazioni al secondo, e questa oscillazione si va può essere rappresentata da questa rotazione nella sfera di Bloch. Andiamo avanti. Ancora sull'ambiguità dei sentimenti, quest'anno ricorre il 20° dalla morte di Lucio Battisti, quindi questa conversazione vorrei dedicarla sia a Grignani sia
a Battisti. E qui vorrei dove farvi vai? Sentire, vorrei farvi quando sentire. Resti sola. Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può lo scoglio arginare il mare, passare attraverso lo specchio. Anche se non voglio, torno già a volare. Dove vai? Andiamo. Quando poi? Dunque, vi ho parlato di quanto d'amore, ma dove stanno i quanti? E quanto tempo ho? Comunque, allora ci siamo. Allora, diciamo questo, che pensiamo, spostiamoci a Trieste, come fanno quelli del meteo, spostiamoci a Trieste, c'è l'Elettra, c'è un elettrosincrotrone e c'è un fascio di elettroni che girano, sono mantenuti da campi magnetici opportuni, accelerati ad una velocità, fino a raggiungere una velocità confrontabile con quella della luce, girano su un'orbita circolare e però siccome queste molecole di questi elettroni girano su un'orbita circolare e sono dotati di un'accelerazione centripeta, perché se non fossero dotati di un'accelerazione centripeta non potrebbero, partirebbero per la tangente, insomma, se non tendessero sempre, fossero attirati verso il centro. E in quanto accelerati irraggiano, perché c'è nell'elettromagnetismo classico un'antenna irraggia appena c'è un'oscillazione delle cariche. E allora qui vedete i fasci di luce avete visto i fasci di luce nel logo della luce di sincrotrone irraggiata da questi elettroni. Allora poi ci sono questi elettroni e però pensiamo al nucleo, all'atomo di idrogeno, voi sapete tutti, penso, anche il liceo classico probabilmente, che l'atomo di idrogeno è fatto da un nucleo che è un protone, carica positiva, e un elettrone che gli gira tra virgolette attorno, in effetti non gira attorno, c'è una nuvola di probabilità di presenza dell'elettrone attorno al nucleo. E comunque, mentre è questo, perché è attirato da una forza coulombiana come un satellite potrebbe essere attirato dalla Terra. Allora, mentre per un satellite noi possiamo mandare, assegnare ad un satellite energie di quanto si voglia vicine le une alle altre, quindi l'orbita del satellite può in modo continuo passare da essere scelta. Nella meccanica quantistica natura facit saltus, la natura fa i salti, cioè questi livelli, queste energie sono quantizzate, si dice, in certi livelli particolari e possiamo pensare all'elettrone come disposto in orbitali atomici, a ciascuno dei quali corrisponde una ben determinata energia. E supponiamo di ripensare
Allora, qui avete il livello fondamentale in basso, il primo livello è citato in alto, e ho disegnato con Grignani uno stato possibile. Grignani l'ho frequentato per 30 anni perché lui doveva risolvere la mia sindrome di Stendhal. Quindi abbiamo lo stato eccitato dell'atomo di idrogeno come una nuvola di probabilità di presenza su una sfera di raggio circa doppio di quella in cui si è nello stato fondamentale in basso, e se l'elettrone è in uno stato eccitato, quando si disecita manda una luce di frequenza, quindi di colore ben definito, così come nei tubi al neon che illuminavano i locali a luci rosse prima che fosse arrivato il LED, la luce del neon è rigorosamente rossa, diciamo, e a ogni radiazione elettromagnetica può essere associato un certo numero di quanti di energia luminosa, che si chiamano appunto quanti, H nu, H la costante di Planck e nu la frequenza di questa radiazione. Allora, così ho giustificato questo nonsense del titolo, insomma, penso di aver giustificato, vorrei e non vorrei avere giustificato qualcosa che chissà se poi è del tutto vera. E quindi siamo arrivati alle conclusioni. Appunto, utilizzando in parallelo linguaggio visivo e linguaggio verbale, abbiamo presentato un approccio interattivo all'insegnamento della meccanica quantistica. Abbiamo proposto un parallelismo tra la percezione dinamica delle immagini ambigue e la misura, osservazione delle strutture quantistiche, e poi abbiamo illustrato alcuni concetti chiave: il dualismo particella-onda, il principio di sovrapposizione degli stati, che si fa presto a ricordare perché coincide macroscopicamente con la meccanica quantistica, poi i due pendoli accoppiati che a norma del dualismo onda-particella possono essere assimilati ai sistemi quantistici a due livelli, e la sovrapposizione, e il fatto che c'è sempre questo gioco di sovrapporre antipodi equatoriali della sfera di Bloch per saltare gli antipodi polari e poi avere queste inversioni prospettiche, ovvero questa radiazione che esce. E poi abbiamo dato il concetto di quanto. Adesso vorrei però dare una conclusione implicita in tutto quello che è il discorso che ho fatto finora in modo esplicito. A nostro avviso la mente funziona utilizzando all'occorrenza un algoritmo quantistico. Quindi l'ambiguità ce l'abbiamo nella mente. Oggi pomeriggio forse questo, diciamo, lo metteremo in luce meglio. Perché quando si passa da uno stato indifferenziato e quindi simmetrico al pensiero visivo, c'è un punto critico in cui si è già arrivati, approdati al pensiero visivo, ma siamo ancora nello stato indifferenziato. Insomma. Quindi, diciamo, allora c'è questa situazione per cui secondo me, ma non sono il solo a dirlo, anche se non tutti i colleghi sono d'accordo su questo, insomma bisogna che passi del tempo prima che la gente accetti le cose. Comunque, anche per esempio un paradosso classico di Epimenide, scusate, che diceva: io sto mentendo. Allora, se mi prendete sul serio, io sto mentendo davvero, però appena capite che sto dicendo la frase "io sto mentendo"
dico una cosa che non è vera, quindi sono un dico una cosa che non è come hai fatto? Sì, come ho fatto? Vedo che significa ambiguità, cosa ha detto, cosa ha fatto? Beh, avete capito che questo... meccanica. Ecco, comunque, diciamo, Odi Freddi diceva che il paradosso, diciamo, prima o poi entra nell'albo d'oro della matematica. E allora, se c'è questo fatto che il paradosso entra come nell'albo d'oro della matematica, sarebbe veramente un paradosso che non entrasse il paradosso nell'albo d'oro della fisica. Quindi tutta questa surrealtà che era osteggiata dai padri della meccanica quantistica, perché il gatto di Schrödinger penso che ne avete sentito parlare tutti. Fra l'altro c'è un bellissimo libro di Forest, un francese letterato, che ha scritto Il gatto di Schrödinger, tradotto magistralmente da un collega dell'Università di Milano di cui non ricordo il nome, però suggerisco il libro. Il gatto di Schrödinger è imprevedibile, la meccanica quantistica, diciamo, dà risultati imprevedibili. Anche qui abbiamo fatto imprevedibilmente un riscontro di 3 contro 2, per me andava a 36%, però cioè, ad ogni modo. Ad ogni modo, anche qui abbiamo il paradosso di Epimenide, bugiardo più equatoriale, bugiardo più sincero, bugiardo meno sincero, queste due cose non possono stare assieme, quando le metto assieme diventa bugiardo, poi diventa sincero, eccetera, eccetera. Questa successione di inversioni semantiche che assomiglia enormemente a questo. Quindi io vorrei... Basta. Ecco, vorrei ringraziare dell'attenzione, sperando di avervi convinto che le cose stiano così, perché diciamo, c'è sempre un po' un'incertezza, magari io sto mentendo davvero. Grazie.